Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Questa sera 150 ticket, ci faremo il nostro primo free pack opening di questa settima stagione, ragazzi. Yeah ragazzi, eccoci qua in questo nuovo appuntamento. Siamo nella Ring Domination. Un evento un po' strano, devo dire per la verità, perché all'inizio giuro che ho visto le shard in meno. Sembrava quasi una shardboard fatta a croce, quasi shuriken sembrava addirittura, quindi erano meno. Poi non so cosa è successo, sono tornati normali. Però non so, non ho fatto caso sinceramente, ma abbiamo ancora altri 2 giorni di tempo, quindi un evento più lungo di solito, 3 giorni e 18 ore. Non so se è una cosa che sarà sempre così, spero che sarà sempre così, perché un evento più lungo mi dà più tempo comunque di giocarlo e in modo di giocare il gioco, insomma, anche con meno stress. Ecco, forse è proprio questa la parolina esatta, meno stress. Comunque, evento di Adam Cole, prima carta ufficiale, evento della settima stagione, e siamo alla carta sciame, che presumo sia Shinsuke Nakamura, perché credo che questa shard in fondo vedo Asa come mossa finale, quindi penso che sia il Kinshasa Kick. Comunque, abbiamo preso la biomeccanica di Big E e anche la SummerSlam 20 di Gargano. E per il momento questa è la nostra quarta carta biomeccanica. Abbiamo preso lo scorso video la freebie di Stone Cold Steve Austin, e poi abbiamo avuto una carta supporto con il QR code di Gobbledygooker, e un'altra carta biomeccanica dal pacchetto di Gobbledygooker della camera di fusione, dove fra 30 minuti avrò un'altra ricompensa, il cibo. Spero che a questo punto, non lo so perché sinceramente, perché di Goblin non l'ho trovato, quindi o lo trovo una volta sola. Comunque di tempo ancora quanto ne abbiamo? Abbiamo ancora nella camera di fusione, perché non me lo dice, ancora 5 giorni. Ancora 5 giorni di tempo, una settimana quasi. Ce la farò a fare forse altre 2-3 camere di fusione in quel modo, tranquillamente. Però da quella camera di fusione non ho tirato fuori un tacchino, ma ho tirato fuori una carta che ho già messa nel Performance Center, e niente proprio di meno che Stone Cold Steve Austin, prima biomeccanica che ci faremo proprio, quindi la ritiriamo subito dal Performance Center. La ritiriamo subito dal Performance. Ehi, e qui ragazzi, prima freebie e il giorno dopo presa da camera di fusione. Ragazzi, quando io ricomincio a giocare questo gioco è uno sculare continuo, veramente. Incredibile, ma vero, cioè, non dico niente, si ricomincia a sculare indecentemente come sempre. Abbiamo Stone Cold, freebie e pro subito. Quindi cosa aspettiamo? Togliamo dai massi non necessari e facciamo direttamente la pro di questa carta. La sblocchiamo, togliamo la quantità mazzi, ma credo che stia... Ho paura che stia nel King of the Ring, e quindi non possiamo toglierla finché non sia concluso, giusto? Perché sono stato così bisco da mettere auto riempimento e buttarla qua. Sono sicuro che sta qua. Niente ragazzi, per questo video non la faremo pro, quindi vabbè, non andremo a biomeccanico più, ma comunque non saremmo arrivati comunque a sciame in questo video, ma comunque vabbè. Ragazzi, 150 ticket, siamo pronti per spacchettarci 6 pacchetti, dove? Vediamo un po', perché è la prima volta che lo faccio, quindi c'è la possibilità di arrivare fino a sciame, ok. E abbiamo una carta che potrebbe essere biomeccanico sciame, ok, abbiamo... Se dobbiamo proprio avere la sfortuna, abbiamo la WrestleMania 36, quindi proprio sfortuna nera. Speriamo, cioè va bene anche SummerSlam 20, anche se non ne ho tantissima, ma se dovesse essere una pro potrebbe anche andare bene. Tra l'altro ho ricevuto una terza carta SummerSlam 20, Apollo Crew, freebie, Apollo Crew, pro, Apollo Crew, rinforzo, 3 uguali. Le ultime 3 carte di SummerSlam 20 sono state quelle, va benissimo. Però abbiamo l'opportunità di portarci a casa una carta biomeccanica e la carta sciame, sperando. Poi comunque c'è anche una una donna garantita e ovviamente le carte allenamento, ma va bene, ok ragazzi. Comunque vediamo un attimo, intanto prepariamoci anche i War Games. Cominciano i War Games fra 4 giorni ragazzi, giovedì ci sarà il nuovissimo evento War Games.
Allora, al momento dice poco, non è che voglio fare un tutorial, cioè lo giocheremo, quindi lo giocherò quando uscirà l'evento, vedremo un po' come funziona. Però al momento so che dobbiamo controllare tre ring, ovviamente. Ci saranno praticamente, però quanto pare però il modifica mazzo, cioè possiamo utilizzare un deck come vogliamo, a piacimento. Quindi non è un deck prestabilito come c'era nel Clash of Champions, Giant Unleashed, Last Man Standing, no. È un deck che possiamo utilizzare a piacimento. Quindi vediamo se possiamo utilizzare anche la solita tattica di depotenziamento. E vediamo se funziona allo stesso modo. Non lo so. Comunque si parte dalla carta Vestrime 36 fino alla carta Sciame. Una carta Sciame. E al momento abbiamo un tutorial in teoria scritto, quindi vediamo un po' come funziona, ma comunque finché non lo gioco non so perfettamente come possa funzionare, quindi comunque aspettiamo. Però sono contento di giocare questo nuovissimo evento, vediamo un po' come funziona. Un nuovo evento nella rotazione degli altri. Ragazzuoli, direi che possiamo cominciare ufficialmente il nostro primo free pack opening di questa settima stagione. Abbiamo 150 ticket e 6 pacchetti. L'ultima missione Wild Wednesday mi sono portato a casa, sì, Apollo Crew, ve l'ho detto, Apollo Crew dalla missione Wild Wednesday, proprio lì, dal pacchetto della missione e nient'altro. Mi sembra poi due elementali che non mi servono assolutamente niente. Ragazzi, ci siamo, primo pacchetto per noi. Io mi ricordo in questi pacchetti le ultime volte quando registravo qualche mese fa eravamo ancora elementali, sculai anche parecchio. Vorrei ripoter sculare indecentemente come quella volta. Ragazzi, direi di partire. 25 ticket, primo pacchetto. Primo pacchetto di questo primo free pack opening settima stagione, ragazzi. 3, 2, 1, bam! Allora, ok, abbiamo la Summer Zone 20, allenamento, l'elementale. Elementale onestamente si potrebbe servire, l'unica cosa che potrebbe servirci di elementale, a parte carte pro wrestler, non è che poi possono essere così tanto utili ormai. Forse qualche donna, potrebbe. John Morrison, probabilmente anche singola. Ok, comunque sarebbe buono trovare magari in questi pacchetti qua, magari se riusciamo, anche a trovare qualche carta che ci serve per la collezione catalogo, per sbloccare i pacchetti. Potrebbe essere utile trovarli anche qua, visto che qui comunque troviamo carte rare. Andiamo avanti con Kaylee. Forse questa non ce l'ho, potrei sbloccare un pacchetto elementale. Non mi ricordo quali sono quelle che mi mancano da quei pacchetti. Vabbè, qualcosa di nuovo abbiamo trovato. O John Morrison o la donna. Voglio anche vedere però nel catalogo, per esempio, collezioni. Cos'è che mi manca? Dirle un po' più vecchia. Fino a Rambo mi sembra ci siamo arrivati. Wrestlemania 36... si è piantato tutto, torna su. Allora no, ci manca ancora questo qui, avanguardia per sbloccare Royal Rumble. Però ci siamo presi quello Royal Rumble. Qui mi manca praticamente, no, non ce l'ho. Mi manca Charlotte Flair avanguardia. Scherzo. No, qui ci sarebbe Toni Storm e Bianca Belair. Va bene, manca soltanto loro due. Per quanto riguarda qua invece ne mancano 4 e su vabbè sti cazzi. Ragazzi, andiamo tranquillamente con il secondo pacchetto. Primo pacchetto completamente da dimenticare, non ci è servito completamente a niente. Zero assoluto. Andiamo nel secondo. Donna garantita fino all'elementale, sì. No, fino a biomeccanico. Donna fino a biomeccanico, va bene, ci sta. Signori, 3, 2, 1, boom! AJ Style SummerSlam 20. Va bene. È singolo, va bene. Vabbè, ok. Teniamolo, perché comunque al momento ci possono ancora servire per i deck secondari, le SummerSlam Pro. Andiamo avanti con Allena, altro Allena. E donna elementale, Charlotte Flair rinforzo 2. Lei non è male come rinforzo, perché fu la nostra prima carta pro donna elementale. No, aspetta, che cavolo dico? Combinabile elementale. No, ho detto una mazzata. È pro adesso, quindi ehi!
Ehi, ancora meglio, mi sembrava che ce l'ha già, però giura, giuro, pensavo, invece no, vedi? Ora, sicuramente lei tornerà come terza carta più potente, ci ritornerà Charlotte Flair come prima donna, come seconda donna elementale nel deck principale. Eh sì ragazzi, forse, forse stasera, non lo so, ma potremmo forse arrivare a biomeccanico più, ci potrebbe stare. Ragazzi, piccola vittoria con il secondo pacchetto, ci sta, sono contento. Andiamo avanti con il terzo pacchetto, siamo già a 100 ticket, 50 sono già stati spesi. Andiamo avanti, stiamo salendo. Potrà soltanto andare meglio? Spero proprio di sì. Andiamo avanti, 25 ticket, terzo pacchetto, 3, 2, 1, BAM! Oh, ragazzi! Charlotte, rinforzo 1, madonna ragazzi, BAM! Kane! Ok che Charlotte è una delle mie donne preferite del wrestling, ma questi proprio me le stanno lanciando in faccia proprio, madonna. E abbiamo già il rinforzo. Easy. Ragazzi, può soltanto andare meglio, quindi adesso andiamo a prenderci una carta SummerSlam o biomeccanica. Biomeccanica, che SummerSlam? Andiamo a biomeccanico anche a Shame. Cerchiamo di puntare in alto. E che cavolo. Altri 25 ticket ragazzi. 3, 2, 1. C'è la SummerSlam, c'è la SummerSlam. The new season shuffle pack esiste ragazzi. Come SummerSlam, se trovassi a questo punto una donna, io ho anche una donna non fusione e né evento, quindi potrebbe essere chissà. Attenzione. E invece una carta allena. Ok, elementale donna. E un'altra Charlotte, ragazzi. Ok, lì. Vabbè, lì è la più forte, se non sbaglio. Va bene. Credo sia anche singola, forse. Forse, non lo so. Però se ci facciamo tutte queste pro donne, a me va bene per i deck secondari, sti cazzi. Credo che... non mi sentiamo niente, quindi mi sa che è pro Lita. Mi sembra che Lita e Becky Lynch... Becky Lynch fu la nostra freebie, però mi sembra che Lita dovrebbe essere la più forte. Combinabile, no, è singola. Sono... Vali, che lavoro, casino, dice. Abbiamo Charlotte ovunque. Va bene? Va benissimo, madonna, ragazzi. Andiamo avanti con il penultimo pacchetto. Siamo, ragazzi, ormai quasi in fondo. Ci siamo, ragazzi, ai ultimi 50 ticket. Penultimi 25, penultimo pacchetto. 3, 2, 1. Ok, abbiamo due elementali. Samoa Joe, un elementale donna. Però sono tante donne elementali, incredibile. Allenamento e... Nia Jax! Nia Jax, beh, non so manco se ce l'ho, non me lo ricordo, ma vabbè, sti cazzi. Sti cazzi. Nia, sei dei nostri? Sei pro? Sa che è singola. Ma perché non mi dice mai se c'è o meno la... Vabbè. Nuova carta scoperta e non me lo dice. Va bene. Sono d'accordo, sì. Ragazzi, ci manca l'ultimo pacchetto. Al momento... Ok, abbiamo fatto Charlotte. È una semi-vittoria. Vabbè. Forse ci farà arrivare a biomeccanico più. Aspettando la fine della King of the Ring per fare pro la nostra prima biomeccanica di Steve Austin. Al momento, vabbè, ci accontentiamo. Ultimi 25 ticket, ragazzi. Non abbiamo trovato la Sciame. Peccato. Sarà la volta buona? Sarà la volta buona? Speriamo di sì. Ultimo pacchetto, ragazzi. Niente. Triplete di elementali. Big E credo sia... Oh, non so. Trish Stratus. Mi sa che fa parte della collezione del catalogo, Trish. Vero, Trish? Stai nel catalogo collezioni? Per sbloccare SummerSlam? Io non so comunque se questi catalogo si aggiorneranno nel tempo, rimarranno tali. Spero si aggiornino comunque in qualche modo. Almeno i pacchetti quelli che abbiamo completato. Non so.
Trish faceva la parte qua, quindi ci manca a questo punto Sheamus e Dakota Kai per sbloccare il pacchetto Summerslam, e poi andremo oltre, e dove poi ci manca tutto. Vabbè, vabbè. Ragazzuoli, abbiamo pescato, abbiamo aperto 6 pacchetti e al momento abbiamo preso Charlotte. E una dobbiamo allenarla, per forza. Una ce l'alleniamo. Vediamo intanto quale carte posso dargli in questo modo. Abbiamo 51, ok. Abbiamo 57 livelli. E vabbè, questa andrà comunque in Performance Center. Ce l'alleniamo lì. Vediamo una avanguardia o due, dovrebbe bastare fra quelle che ho pronte. Abbiamo un Triple H, un Randy Orton, Evolution. Ci porta a 100 livelli. Va bene. Questa Charlotte la mettiamo in Performance Center, così intanto la alleniamo. E ok. E poi quando sarà pronta facciamo anche un rinforzo. Abbiamo meccanico più, ci saremo senz'altro, ma probabilmente faremo prima con Steve Austin. E vabbè, comunque la metto qua perché ci servirà senz'altro, visto che a questo punto diventerà la nostra seconda diva più potente. Va benone. Charlotte. Lei. Boom. E vai. E poi ci prenderemo anche l'altro. Ragazzuoli, in attesa di War Games porterò un video. Non so se giovedì o venerdì o insomma un giorno con cui giocheremo l'evento, porterò Team Redomination. Ok, vabbè ragazzi, abbiamo fatto questo Free Pack Opening. Non è andato benissimo, ma neanche troppo male. Io sono contento, va bene. Come primo pack opening ci sta. Primo pack opening ci sta. I crediti che abbiamo, seguirò comunque anche il vostro consiglio, perché comunque ragionando ovviamente come ho sempre voluto fare, utilizzerò crediti per gli eventi. Gli eventi che giocherò, non per questi pacchetti, probabilmente li perderò tutti senza ottenere un cazzo. Quello senso. Quindi niente ragazzi, ci vediamo prossimamente in un prossimo video, o su Supercard o qualsiasi altro, ma comunque sempre su questo canale. Alla prossima ragazzi.